Nel giorno della festa dei lavoratori, a Pescara torna la cerimonia di premiazione del lavoratore ideale. Nel Palazzo della Provincia, l'evento, promosso dal periodico Cronache Abruzzese in collaborazione con i sindacati CGIL, CISL, UIL, UGIL e CONFSAL, è giunto alla 23ª edizione. A presentare la cerimonia per la premiazione dei 51 lavoratori selezionati per questo 2024 è stato il giornalista Paolo Minnucci, organizzatore dell'evento. Luca Ondifero, segretario della CGIL per la provincia di Pescara, una cerimonia di questo tipo quanto è importante in una giornata come questa? Se noi pensiamo all'articolo 1 della Costituzione, all'importanza che si dà al lavoro, da lì deriva tutto quello che ne consegue. Purtroppo un lavoro che negli ultimi anni non è riconosciuto per i valori che ha, c'è molta precarietà nel lavoro, ci sono dei salari bassi, ci sono delle condizioni contrattuali che non sono degne di un paese civile, per cui la giornata di oggi deve cercare di spingere anche la classe dirigente ad intervenire sul lavoro, perché se solo pensiamo anche alla sicurezza sul lavoro, che oggi stiamo registrando addirittura un aumento di casi, di infortuni e anche di morti, beh, io credo che tanto da fare ancora c'è sul lavoro. Franco Pescara della CISL Pescara, i sindacati coinvolti ovviamente in questa giornata di cerimonia che premia i lavoratori ideali, un momento importante che induce anche a una riflessione sul mondo del lavoro. Tutti i lavoratori andrebbero premiati, quindi un forte ringraziamento a tutte queste persone che ogni mattina si alzano per andare a lavorare. E purtroppo dobbiamo constatare che stanno aumentando sempre di più gli incidenti e anche mortali. Noi ribadiamo che è importante fare la cultura del lavoro e della sicurezza. Quindi sia sindacati, sia i datori di lavoro e sia le istituzioni dobbiamo metterci assieme affinché si riducano al massimo gli incidenti. Giampiero Fattore della UIL Pescara. Non dobbiamo dimenticarci di tutti quelli che non ci sono più. Basta pensare ai 1041 morti del 2023 che la mattina si svegliano per andare a lavorare e la sera non tornano a casa, quindi è importante anche ricordare loro, così come è importante ricordare quelli che il lavoro non ce l'hanno e quelli che il lavoro ce l'hanno ma precario, che quindi non possono costruirsi un futuro, una famiglia. Libera Candida D'Aurelio, un volto conosciuto, siamo abituati a sentirti e vederti cantare, ma oggi sarai premiata come lavoratrice dei servizi educativi all'interno degli asili nido. Sì, sono molto grata di essere qui questa mattina e di ricevere un riconoscimento così importante. Un pensiero a tutti i lavoratori ovviamente del mondo, perché il lavoro è di tutti e per tutti. Un pensiero anche ai miei colleghi che si occupano dei servizi legati all'infanzia, di avere premura del benessere dei bambini. Quindi grazie a tutti, buon primo maggio e speriamo di avere una nuova stagione con più occupazione. E siamo in una fase anche di rinnovi contrattuali, quindi il desiderio è quello di che ci sia più occupazione e quindi un pensiero soprattutto ai giovani.